Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Ne avevo già fatto un altro che poi però non mi piaceva. Stavo aspettando una cosa che non è arrivata e quindi ho detto che video facciamo per lunedì? Parliamo di due vostre esperienze paranormali. Io anzitutto vorrei approfittare per scusarmi con le due protagoniste, che sono Giulia e Miriam, soprattutto con Giulia, che è quella che mi ha messo a disposizione la prima storia e l'ho fatto quasi un anno fa. Quindi ti chiedo scusa Giulia, non mi sono dimenticato, tant'è che sono andato a riascoltarmi i tuoi vocali e adesso finalmente parliamo della tua storia. Giulia è una ragazza che ha perso la mamma, oramai a questo punto saranno circa 3 anni. Mi ha raccontato che a poca distanza da questa perdita importante, soprattutto in età molto giovane, perché se non sbaglio Giulia è anche più piccola di me, ha sentito una voce chiamarla per nome e questa era la voce di sua madre. Contemporaneamente ha sentito un gran freddo, tanto da tremare, e chi non diciamo non si interessa particolarmente all'argomento della spiritualità e dell'esoterismo può ovviamente spaventarsi. Io voglio dire due o tre cose riguardo questa cosa. Intanto, come ti ho detto anche in privato, Giulia, il corpo muore ma l'anima no, e quindi tua mamma sarà sempre accanto a te, soprattutto se lavorerai fortemente. Il freddo è una delle più normali manifestazioni spiritiche per chi ci vuole credere, quindi no, non stavi diventando matta, nessun cambio di temperatura, niente di niente, semplicemente tua mamma era accanto a te. E spero che nel frattempo tu stia un po' meglio e che abbia un po' superato quella che alla fine è pur sempre una perdita, però prendi coscienza del fatto che comunque tua mamma ti sarà sempre accanto. E soprattutto esistono altre vite in cui magari vi rincontrerete, chi lo sa. La seconda storia è di Miriam, che saluto e abbraccio perché è una mia carissima amica da 12 anni, una vita praticamente. Vi contestualizzo un attimo la storia di Miriam, perché sennò altrimenti non si capisce qual è il paranormale nel racconto che sto per farvi. Miriam è una ragazza calabrese che non è mai stata nel posto che stiamo per menzionare. Mi ha raccontato che per un certo periodo della sua vita, nei suoi sogni, c'era un cimitero. Dopo aver sognato questo cimitero, ha avuto la curiosità di voler capire se fosse un luogo reale, ricordandone evidentemente i particolari, e mi ha raccontato che facendo una ricerca su internet ha scoperto trattarsi del cimitero monumentale di Prato. E lei non è mai stata a Prato. Se trovo una foto ve la metto anche, così magari Miriam confermerà eventualmente se ha voglia che è quello il luogo che sogna. Bene ragazzi, queste sono le due esperienze che volevo portarvi per questo video. E io spero che vi sia piaciuto, che qualcuno lo voglia guardare. Spero che mi aiuterete a condividere il video se vi è piaciuto, perché sto avendo un discreto calo di visualizzazioni. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale per tanti nuovi video. Qui sotto nei commenti, se volete, potete raccontarmi le vostre esperienze paranormali oppure scrivermi in privato e chiedermi di essere anonimi. Io ho nominato le due ragazze perché mi hanno autorizzato, però se volete potete raccontarle anche in forma anonima. Non mi ricordo più se ho già detto di iscrivervi, ma mi sa di sì. Vi saluto, vi abbraccio.
Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!